Esistono paure di cui si nutrono da sempre romanzi e film dell'orrore. Paure che si alimentano del buio e che però terrorizzano più dei racconti sui fantasmi perché sono storie reali e frutto della perversione umana. Nella lingua inglese c'è un termine che racchiude tutte le peggiori paure che possono albergare dentro di noi. Eppure il termine serial killer è relativamente giovane. Quella dell'assassino seriale è una definizione nata in America e arrivata da noi in Italia a metà degli anni Ottanta, a soppiantare la parola mostro, usata fino a quel momento dal linguaggio giornalistico, e che forse meglio rappresentava il terrore provocato dal sapere che una bestia assetata di sangue si muove libera in mezzo a noi. Morbosi e sociopatici, gli assassini seriali si ritrovano condannati a realizzare le fantasie della loro mente malata, una mente il cui meccanismo si è inceppato in un certo momento della loro esistenza, quasi sempre durante l'infanzia. I loro crimini esprimono un impulso incontenibile di violenza e un bisogno di ritualità. Seguono sempre un modus operandi che diventa marchio, una firma che svela un'ossessione, quasi sempre di natura sessuale. Di tutte le storie dell'orrore, quelle sui serial killer raccontate nelle cronache dei giornali sono le più spaventose di tutte, perché le vittime di questi mostri sono sempre persone comuni, persone reali, persone come noi. Sono Massimiliano Iattoni Dall'Asen e questo è il mio podcast dedicato ai peggiori serial killer della storia. Gli inverni in Michigan sono glaciali e ventosi. L'acqua gela nelle tubature delle case e la neve si accumula copiosa ai bordi delle strade. Ma quelle rare volte in cui il cielo si apre e il sole risplende, il paesaggio diventa bellissimo. La mattina del 19 febbraio 1976 è proprio una di quelle. Sono le 9:30 e l'aria frizzante e luminosa ha messo di buon umore Mark Bettigheimer, un impiegato che lavora in un complesso di uffici a Southfield, contea di Oakland, nell'area metropolitana di Detroit. L'uomo scende dall'auto fischiettando e si avvia verso l'ingresso del palazzo che si trova nel quartiere di Oak Park, quando il suo sguardo cade su una macchia di colore che si staglia sopra il bianco di un cumulo di neve. All'uomo la macchia di colore sembra un manichino. Perfettamente vestito con jeans, maglione rosso e un parka blu, sistemato disteso accanto a un cassonetto dell'immondizia. Chi mai può averlo gettato così, con tutti i vestiti ancora addosso? L'uomo allora si avvicina per guardare meglio ed è in quel momento che realizza che non si tratta di un manichino. Sul cumulo di neve, perfettamente sistemato, con le mani intrecciate sul petto, c'è il corpo di un bambino. 4 giorni prima, il 15 febbraio, all'American Legion Hall di Ferndale, zona residenziale nell'Interland di Detroit, un gruppo di ragazzini sta giocando una partita a biliardo. Tra loro c'è anche Mark Stebbins, 12 anni, capelli rossi e occhi azzurri. Intorno a mezzogiorno, il bambino decide che ne ha abbastanza, indossa il suo parka blu, saluta gli amici e il fratello Mike e si avvia verso casa. Alle 11 di sera non è ancora rientrato. La madre, terrorizzata, chiama il 911, ma ha già un brutto presentimento. La polizia però la rassicura. A Ferndale non ci sono rapimenti da almeno 10 anni, le dicono. Le ultime tristi parole famose. 4 giorni dopo, infatti, sul tavolo autoptico, il corpo di Mark è nelle mani del medico legale, che stabilisce che il bambino è morto per un lento soffocamento. Qualcuno gli ha stretto la mano sul viso oppure ha usato un cuscino. Ma per la madre di Mark c'è un dettaglio che aggiunge orrore all'orrore. Il bambino è stato abusato sessualmente. Secondo il medico legale, Mark è stato ucciso solo poche ore prima del ritrovamento, dunque nei 4 giorni della sua scomparsa è stato tenuto prigioniero e infatti sui suoi polsi ci sono i segni di una corda. Chi lo ha rapito e ucciso ha lavato accuratamente il corpo e i vestiti del bambino prima di rimetterglieli e adagiarlo con le braccia incrociate sul cumulo di neve a Oak Park. La macchina della cronaca nera non smette mai di girare nelle redazioni dei giornali e in quelle dei TG. Qualche nuovo fattaccio arriva sempre a scalzare ciò che fino a poco prima era la notizia che riempiva le prime pagine. E così succede anche con la morte di Mark Stebbins, che lentamente scivola nel dimenticatoio.
Quando scoppia l'estate, poi, gli abitanti della contea di Oakland tirano un sospiro di sollievo. L'assassino appare svanito come la neve che si è sciolta al sole. Ma è solo un'illusione. Il 22 dicembre 1976, la dodicenne Jill Robinson litiga con la madre che le ha chiesto di aiutarla a fare i biscotti per Natale e lei, invece, vuole uscire con le amiche. La donna, spazientita, intima alla figlia di andarsene fuori, sotto il portico, per schiarirsi le idee. Queste parole tormenteranno la donna per il resto della sua vita. Jill, infatti, reagisce, come spesso accade agli adolescenti, in maniera eccessiva. Sale in camera, butta dei vestiti dentro uno zaino e poi, in sella alla sua bicicletta, scappa di casa. La ragazzina, col suo giaccone arancione e un berretto blu, viene vista viva per l'ultima volta alle 19:30 di quello stesso giorno davanti a un negozio di Royal Oak, a soli 3 km di distanza da dove è stato rapito Mark Stebbins. Arriva Natale e, come è arrivato, se ne va, lasciando i regali di Jill intoccati sotto l'albero. Il 26 dicembre il suo corpo viene scoperto da un automobilista in una piazzola di sosta sull'interstatale 75 all'altezza della cittadina di Troy, a 12 km dalla casa della bambina. Anche lei, come Mark Stebbins, indossa i vestiti con cui è scomparsa, ma la cura morbosa con la quale il killer l'ha rivestita e ricomposta questa volta è inutile, perché la scena era capricciante. Jill è stata uccisa con un colpo di fucile a distanza ravvicinata e metà del suo volto è stato portato via dall'esplosione. Il corpo, mezzo ricoperto dalla neve, giace così in una pozzanghera di sangue ghiacciato. Le prime due vittime del mostro sono un maschio e una femmina, e uccise in due modi diversi. Raramente un predatore sessuale prende di mira vittime di sesso diverso. Così, inizialmente, la polizia non pensa a collegare i due casi. Ma quando il medico legale esegue l'autopsia sul corpo di Jill Robinson, scopre che l'assassino ha effettivamente soffocato la bambina e che, probabilmente, solo dopo averla adagiata sulla neve, si è reso conto che Jill è ancora viva. Senza più il tempo per i suoi riti e preso dal panico, il killer la uccide sparandole al volto. Anche se alla piccola vittima è stato risparmiato lo stupro, la polizia della contea di Oakland si convince finalmente di avere a che fare con un solo sadico assassino. I giornali pubblicano la notizia, ma questo non ferma il mostro, che ormai non riesce più a tenere a bada i propri terribili istinti. Solo una settimana dopo l'omicidio di Jill, verso le 6 di sera del 2 gennaio 1977, la stazione di polizia di Berkeley, località a metà strada tra Southfield e Troy, riceve una telefonata sconvolta di Deborah Ashcroft, madre di 4 figli, che denuncia la scomparsa della più grande, Christine Mielich, di anni 10, uscita nel pomeriggio per andare in un negozio a comprare una rivista a soli 2 isolati e mezzo da casa sua. Christine frequenta gli scout e ha da poco imparato a suonare il violino. È una ragazza con la testa sulle spalle e la madre è sicura che, se non è rientrata, è perché qualcuno la trattiene. La polizia corre al negozio dove un commesso conferma di aver visto Christine. La ragazza ha comprato una rivista per adolescenti e poi se n'è andata. Da quel momento di lei non si sa più nulla per 19 giorni, fino a quando la mamma di Christine riceve la telefonata che nessun genitore vorrebbe mai ricevere. Un postino ha trovato il corpo di Christine in un fosso accanto alla Bruce Lane, a 11 km dalla casa della bambina. Il cadavere è congelato e stabilire l'ora del decesso impossibile. La polizia è comunque certa che Christine sia stata tenuta prigioniera per alcune settimane prima di essere uccisa. Come i due bambini prima di lei, anche Christine è stata nutrita e ben lavata prima di venire abbandonata morta nella neve. La cittadina di Birmingham è sufficientemente lontana da Detroit per essere considerata, almeno negli anni 70, come una città sicura, senza crimini violenti, oltre che ricca e prospera. Marian e Barry King l'hanno scelta anche per questo come luogo ideale dove crescere i loro 4 figli. Ora però che l'intera contea è preda dell'isteria, anche i coniugi King sono preoccupati e non passa giorno in cui non ricordino i loro figli di stare attenti perché in giro c'è un assassino. Quando sono costretti a uscire, i due affidano i più piccoli alla figlia 17enne.
Fanno così anche la sera del 16 marzo 1977, quando Marian e Barry, che è avvocato, vanno al ristorante con alcuni clienti. Intorno alle 18.30, il figlio più piccolo, Timothy, di 11 anni, ottenuto il permesso dalla sorella di andare a comprare le caramelle, prende il suo skateboard e saluta per l'ultima volta i fratelli. Da quel momento, di Timothy, non si sa più nulla. Secondo alcuni testimoni, il bambino è stato avvicinato davanti al negozio da un uomo bianco di 25-30 anni a bordo di una AMC Gremlin di colore blu. Nei giorni seguenti, i genitori pubblicano sul Detroit News una lettera al rapitore implorando la liberazione del bambino. Nel testo, accidentalmente, rivelano anche che il cibo preferito di Timothy è il Kentucky Fried Chicken, un'informazione innocente che permette però al serial killer di aggiungere un tassello al suo gioco morboso. Come tutti ormai si aspettano, 6 giorni dopo la scomparsa, Timothy viene ritrovato privo di vita in un fosso a 17 chilometri da casa sua. Ancora una volta, la vittima è stata scrupolosamente lavata e rivestita con gli abiti che indossava al momento della scomparsa. I genitori sono distrutti, il loro appello non ha impietosito l'assassino. Gli avevamo detto di non accettare passaggi da sconosciuti, si sfogherà dalle colonne dei giornali il padre. Durante i 6 giorni in cui è rimasto in vita, dirà l'uomo, sono certo che sapeva cosa gli sarebbe successo. L'autopsia rivela che anche Timothy è stato soffocato poche ore prima che il suo corpo venisse scoperto. Sui polsi e sulle caviglie i soliti segni di corda e anche lui, come Mark Stebbins, è stato aggredito sessualmente. Ma la scoperta più inquietante è che l'ultimo pasto di Timothy è stata una porzione di Kentucky Fried Chicken. L'assassino, dunque, legge il Detroit News. Davanti a quello che appare sempre di più un imprendibile serial killer di bambini, viene istituita una task force composta da 159 detective di diverse giurisdizioni. In 23 mesi di indagini verranno spesi più di 2 milioni di dollari, inutilmente. Poi la speranza si riaccende quando uno psichiatra di Detroit, Bruce Danto, riceve una lettera sconclusionata da un uomo che si firma Allen e che denuncia il proprio compagno di stanza, un certo Frank, come il babysitter, che è il macabro soprannome con il quale i giornali hanno ribattezzato il serial killer per via della cura con cui sistema i corpi delle sue vittime. Allen spiega di aver conosciuto Frank in Vietnam. Ha ucciso un sacco di bambini a quel tempo, scrive l'uomo, e ha ricevuto medaglie per questo. Li ha bruciati vivi, bombardati col napalm. E ora vuole che la gente ricca come quella di Birmingham soffra come soffrono tutti i veterani di guerra dimenticati dall'America. Il giorno seguente lo psichiatra riceve anche una telefonata dello stesso Allen che gli dà un appuntamento al quale però non si presenterà mai. L'identikit stilato dai profiler dell'FBI tratteggia l'immagine di un uomo bianco di intelligenza ed educazione superiori alla media, con una bizzarra compulsione per la pulizia. Potenzialmente un professionista, qualcuno dall'aria rassicurante quanto basta per convincere un bambino a salire nella sua auto. Timothy King è ufficialmente l'ultima vittima del serial killer di Oakland. Il mostro, da quel momento, pare dileguarsi. E anche la task force, dopo 2 anni di buchi nell'acqua, perde i finanziamenti federali e l'indagine più importante della storia dell'intero Stato si conclude. Ma anche senza nuove morti, per anni, l'ombra del mostro terrà la contea di Oakland sotto sequestro, segnando profondamente la vita dei suoi abitanti. Quelli che un tempo erano i sobborghi sicuri di Detroit hanno mutato volto. Ancora oggi è difficile vedere bambini bighellonare per strada, così come nessuno lascia mai le porte di casa aperte. Per tutto questo tempo, il mostro è rimasto senza nome, nonostante le decine di sospetti per un caso che non è mai stato ufficialmente chiuso e costellato di colpi di scena. Come nell'agosto del 2013, quando è improvvisamente balzata alle cronache la Gremlin blu notata al momento della scomparsa di Timothy King. Alcuni operai stanno scavando in un seminterrato quando fanno un bizzarro ritrovamento. I pezzi di un'auto del medesimo modello sono stati sepolti lì sotto insieme a una bicicletta. Evidentemente chi lo ha fatto voleva che l'auto non venisse mai più ritrovata. Purtroppo è passato troppo tempo ed è impossibile rilevare le impronte e la targa non c'è. Nonostante l'appello della polizia, nessuno si è mai fatto avanti per rivendicare l'auto come propria. L'ultimo colpo di scena risale al febbraio del 2019, quando il canale Investigation Discovery trasmette un documentario